Ciao amici del MyLab. I grissini sono una buona alternativa al pane? Lo vediamo in questo video, ma prima ti chiedo di condividere questo video e di mettere like alla pagina in modo che ogni volta che pubblichiamo un nuovo video tu venga avvisata, d'accordo? Allora, ci sono persone che pensano che i grissini o i cracker siano più sani del pane, magari hanno capito e hanno sentito che il pane, a causa della sua elevata quantità di carboidrati iperglicemici, causa danni al corpo ed ecco che cercano delle alternative più salutari. Qualcuno pensa erroneamente, te lo dico già, che questi siano un'alternativa, un pacchettino di questo genere, che è un classico pacchettino di grissini che trovi anche al ristorante e che, di la verità, quando vai al ristorante è già tardi e devi aspettare tanto che ti portino il primo piatto, ti sfoghi a mangiare. Non so te, ma io non resisto quasi mai. Arriverà un giorno in cui i ristoranti finalmente metteranno dei sedani e delle carote crude piuttosto che dei grissini come aperitivo per calmare la pancia degli ospiti che stanno aspettando, vero? Ho fatto i conti di quant'è il carico glicemico di un pacchettino di questo genere di grissini. Come vedi sono 68 grammi, tipica porzione da ristorante. Allora, il fatto è che questo pacchettino, questi 70 grammi, contengono il 70% di carboidrati. Quindi, per fare un conto a spanne, si tratterà di circa 50 grammi di carboidrati contenuti in questi grissini. Qual è il problema? Il problema numero uno è che l'indice glicemico è storto. L'indice glicemico dei grissini si aggira intorno al 70%. Ora, se ti ricordi il calcolo, adesso non ti faccio di nuovo la spiegazione della formula, ma per calcolare il carico glicemico devi fare peso 70 grammi moltiplicato 70%, circa 50, moltiplicato circa 0,7, quindi 70% dell'indice glicemico, significa che questi grissini equivalgono a un carico glicemico di 35. 35 vuol dire che è come mangiarsi 35 grammi di zucchero, anzi di glucosio, perché lo zucchero ha un indice glicemico inferiore al glucosio. Quindi è come mandare nel corpo 35 grammi abbondanti di glucosio. Per darti una corretta percezione di quanti questi siano, ho preparato la mia solita ampollina, la mia solita provetta, e questi sono circa 35-37 per la precisione grammi di zucchero. Ho usato lo zucchero perché il glucosio non si trova in supermercato, ma mangiarsi questo pacchettino è equivalente dal punto di vista della glicemia a questi 35 grammi di zucchero. Tanto per farti capire, un picco glicemico ce l'hai quando il numero supera il 10. Quando il carico glicemico è superiore a 10, con ogni probabilità hai un picco glicemico. Se vuoi faccio anche le prove, visto che mi sono reinstallato il sensore sottopelle per misurare minuto per minuto la mia glicemia a seconda di quali sono i pasti che vado a mangiare. Anzi, già che ci sono, ti esorto a interagire con questo video, facci delle domande. Ovviamente le girerò all'equipe di medici e biologi che lavorano con noi e quindi avrai una risposta se hai una domanda inerente alla salute, alla glicemia, a tutti questi argomenti di cui parliamo comunemente nel MyLab. Ora lo so cosa stai pensando, che sono un guastafeste, che parlo solo male del cibo, non dico mai quali sono le alternative. È vero, lo scopo del MyLab non è stato quello di pubblicizzare qualche prodotto e così via, però è anche vero che grazie al MyLab abbiamo capito delle esigenze di molte persone e se vuoi qualcosa che sia un'alternativa salubre al pane, l'abbiamo realizzata. Si tratta dei salatini keto, li chiamiamo così. Keto significa che sono compatibili con la dieta chetogenica di cui avrai sentito parlare. Sono talmente privi di zucchero che sono compatibili con la dieta chetogenica. Non è detto che tu faccia la dieta chetogenica, però questi salatini sono fatti assolutamente senza cereali. Perché quando metti dei cereali in qualcosa è inevitabile che i carboidrati e l'indice glicemico vadano su in maniera molto molto marcata. Questi sono fatti con farina di mandorle e altre cose che tengono la glicemia bassissima. Ti consiglio di provarli, tra l'altro una dei must di Yango Food
cioè di questo questa linea di prodotti a basso indice glicemico, è che sono buonissimi. Non so se ti viene in mente quando Crozza, il comico, faceva la parodia del ristorante salutista, vegano e così via. Questo ristorante si chiamava Salut de Carton, per dire quanto poco la roba salutare di solito sia saporita. Salut de Carton, diceva scherzosamente. In realtà la cosa salutare, il cibo salutare può essere molto buono. Devi scegliere degli ingredienti buoni, devi scegliere dei prodotti di alta gamma e devi saperli fare. Li abbiamo fatti realizzare da qualcuno che veramente se ne intende di cibo, di gusto e di piacere della tavola. Se hai domande anche su questi prodotti, faccele. Sono stati realizzati in seguito alle esigenze e tutti gli insulti che mi avete lanciato via internet, perché non do mai la soluzione. È vero, ma se non c'è, era difficile da trovare. Vedremo che tante altre alternative al pane in realtà sono strapiene di altri problemi o comunque non risolvono il problema della glicemia. Quindi, ecco, mettiti il cuore in pace, non ci sono tante alternative, però esistono dei cibi che sono molto rispettosi della glicemia. E come sai, quando superi il numero 10, quindi hai un picco glicemico, a lungo andare, a forza di picchi, stai rovinando la tua salute. Questo ormai spero di averti convinto che è vero ed è supportato da centinaia, se non migliaia, di esperimenti scientifici pubblicati. Bene, ti ringrazio di aver guardato questo video, ti do appuntamento al prossimo e come sempre ti chiedo, condividi questo video, attiva le notifiche così ogni volta che pubblichiamo un nuovo video o un nuovo contenuto, ecco che sarai avvisata. Ovviamente qui trovi sotto questo video anche il link per conoscere meglio il programma Yango, il tipo di cibo che usiamo in Yango e così via. Dacci un'occhiata e come sempre stiamo in contatto. Ciao e alla prossima!